Onorare i propri caduti in mare in una città come Mazara, a cui il mare ha dato sia gioie che dolori, è un gesto molto importante, no? È importante, devo dire che la città di Mazara del Vallo si inchina al valore di questa giornata, che è una giornata di ricordo. Per certi versi non è soltanto una giornata triste, perché ha dei lati che sono invece legati all'orgoglio della nostra città nei confronti della marineria. Oggi possiamo, senza essere retorici, anche dire che è una giornata di festa. Io sono nato con la cultura della festa dei morti, questa è la festa dei caduti in mare. Li ricordiamo per quello che hanno fatto, non soltanto come cittadini che hanno compiuto il loro dovere, ma anche come simbolo per il duro lavoro che bisogna affrontare per poter vivere bene. Credo che la marineria abbia segnato nella nostra città grandi traguardi. Adesso abbiamo un momento di crisi particolare, ma sono certo che la durezza del lavoro del mare è preso anche come simbolo per le difficoltà che stiamo vivendo. Quindi la giornata di oggi assume un significato veramente straordinario. Una corona di fiori per ricordare i nostri caduti in mare, una città come Mazara che vive di mare ma ha anche sofferto per il mare. È una giornata del ricordo, una giornata dedicata all'affetto per coloro che nel mare hanno perso la vita, ma anche un gesto di affetto verso questa creatura, mare, che unisce popoli, che offre opportunità di lavoro quando le offre, e che comunque fa parte di tutto ciò che caratterizza il nostro territorio e che dà proprio alla nostra città una vocazione particolare. Non è un momento soltanto di ricordo nostalgico dei defunti, è anche il riappropriarsi di una missione di avvicinamento, avvicinare i popoli, avvicinare le terre, avvicinare gli ideali. E mi è piaciuto soprattutto quest'oggi la presenza di alcune scolarette, perché far sentire questa vicinanza e questo scambio di generazioni a nuove generazioni alle quali consegnare le tradizioni e gli ideali che hanno caratterizzato la nostra cultura mi sembra il modo migliore per far crescere quell'umanesimo mediterraneo che ci caratterizza veramente.